problematiche connesse alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica sull'isola. Punto 2, problematiche sugli interessi diffusi in capo all'associazione, conferimento in carico di patrocinio legale per eventuali azioni giudiziarie. Punto 3, eventuale manifestazione di protesta pacifica in occasione dell'evento Confindustria Giovani in Pinturi. E chiunque può intervenire alla discussione, associati e non associati. Abbiamo constatato prima la presenza dei soci fondatori, quindi l'assemblea è validamente costituita. Ai sensi dello statuto assume la presidenza il presidente dell'associazione Ciro Rengo. Se l'assemblea è d'accordo, assumere la funzione di segretario verbalizzante. Prima di passare la parola a Ciro Rengo, vorrei citare una frase, un aforisma che dice: in alcune circostanze è meglio rimanere zitti sembrando di essere, diciamo, stupidi, ignoranti, anziché parlare e dimostrare di esserlo. Noi in questa sede, noi come associazione, oggi ci dichiariamo ignoranti, ci dichiariamo appositamente ignoranti, perché non conosciamo ancora alcune fasi del collegamento dell'isola alla terraferma. E quindi ci sentiamo in obbligo di parlare, in obbligo di fare delle domande, e credo che abbiamo il diritto di ricevere delle risposte chiare e precise. Come ad esempio, noi vorremmo domandare di avere copia del cronoprogramma ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico e contempli le fasi ancora da realizzare per il collegamento della rete elettrica nazionale. Cronoprogramma che dovrebbe altresì contemplare quali sono le fasi di competenza di Terna e quali sono le fasi di competenza della SIPPIC, individuando eventuali criticità ed eventuali sanzioni in caso di ritardi. Perché pensiamo che questo cronoprogramma ci sia un progetto. 250 milioni di euro stanziati non possono essere investiti così a caso, nulla deve essere lasciato a caso. Quindi noi chiediamo delle risposte alle classiche domande retoriche che si devono fare in presenza di ogni tipo di progetto, anche il più semplice. Cioè, dove siamo attualmente, quali sono i nostri obiettivi e cosa vogliamo fare per raggiungere. Quindi a questo punto aprirei le discussioni passando la parola al Presidente Ciro Rengo. Grazie ovviamente. Tutti gli intervenuti, veramente numerosi. Ripeto l'invito, si fa scegliere tutti perché ci sono ancora le sedi qua, quindi mi fa piacere, detto anche ai fini della telecamera, certo, non sembra che ci sono sedie vuote, ma non ce ne sono, non ce ne sarebbe. Qualcosa, scendete. Sono le 6. Allora, ovviamente sono necessarie, prima che comincio, due precisazioni. La prima è che io personalmente, ma sono sicuro che tutti quanti voi, vorremmo o avremmo voluto che stanotte a mezzanotte sarebbe tutto finito, ci saremmo collegati alla rete di trasmissione nazionale, finalmente questo sogno, questa svolta epocale che tutti stiamo aspettando, anche perché sappiamo che non è che si sta costruendo una terza corsia dell'autostrada, perché la seconda cammina, la prima e la seconda, noi stiamo, tutti sappiamo, siamo in piena emergenza. C'è una situazione gravissima in generale, ma le prove abbiamo avuto quest'estate, ma sono giornalieri. La cosa importante adesso che sta degenerando, sta, diciamo, sfiorando, andando oltre la non sicurezza, purtroppo, dei dipendenti che lavorano nella centrale, perché quando manca la corrente, manca, si sa, dopo un po' ritorna, ma sappiamo che ci sono stati alcuni episodi, incendio e vari, diciamo, incidenti che fortunatamente sarà il Cavendente, la Costanza, la Madonna della Libera. Sicuramente non è successo niente, è quello che tutti quanti noi vogliamo. Quindi vorremmo che si concludesse questo passaggio, diciamo la fase finale
di questo percorso, di questo progetto, ma tutti sappiamo che l'ultima e più difficile da sistemare è la coda, ed è una coda abbastanza dura. E quindi questa è stata la mia preoccupazione, specialmente, devo dirlo, perché ci sono stati alcuni annunci, è stato un comunicato del sindaco di Capri che ha annunciato, dopo un incontro avuto a Roma con Terna e mi pare con la dottoressa Romano, la quale aveva prima mandato una lettera abbastanza preoccupante, che praticamente in primavera non ce la dà, dovrebbe essere la prossima primavera, ci sarebbe questo, lo spegnimento della centrale. Allora, per spegnere la centrale, io ho fatto la premessa di essere più contento se a mezzanotte si concludesse tutto, perché siccome un po' di merito io penso di averlo, e quindi saremo tutti contenti. Però, siccome adesso la parte, diciamo riguardante Terna, il Ministero dello Sviluppo Economico, diciamo che sta quasi tutto a posto. Terna è pronta, a brevissimo si concluderanno i lavori a Castro, dove adesso si sta preparando il terzo blocco di costruzione che deve, diciamo, alloggiare, dove devono essere alloggiati i trasformatori, perché l'unico cavo che adesso è presente a Capri, che è arrivato a novembre 2016, viene da Torre Annunziata, quindi è importante questo chiarimento prima, ma anche per dare informazione, diciamo, e togliere tutte queste notizie, diciamo, non molto veritiere che ci sono in giro. E allora, questo primo cavo è stato posato, è arrivato nel porto turistico, sono già pronti i giunti per essere fatto un giunto tra il cavo sottomarino e il cavo terrestre, che dovrà partire dal porto turistico, salire a Castro, e dove avete visto ci sono quattro tubi verdi nel costone, nella parte scoscesa, dove i primi due tubi di sinistra dovranno, diciamo, devono entrare il cavo di Torre Annunziata e quello di Sorrento, che dovrà venire da Sorrento, che è in preparazione, salire a Castro, entrare nei trasformatori, essere trasformato da 150.000 a 6.000, e poi riparte da Castro, scende tutti i portoturisti che abitano a Marina Grande, ma tutti sono scesi a Marina Grande, hanno visto che i lavori sono stati fatti quest'inverno, che scende da Castro dopo la trasformazione, quindi a 6.000 attraverso tutto il portoturistico Marina Grande, sale sotto all'Arco Fontana e si ferma davanti all'ingresso della centrale. È più di un anno che la Sipic con Terna stanno facendo trattative, si entra, non si entra. A quest'ora, alle 18.20, Terna non è entrata ancora nella centrale. C'è un ultimo accordo per quanto riguarda la cabina dove Terna dovrebbe alloggiare. Il suo quadro, quando arrivano questi cavi, fanno in modo molto spiccio, così ci capiamo tutti. E quindi poi da questo quadro, diciamo, di protezione, di distribuzione di Terna, si sono anche messi d'accordo che questo quadro lo compra Terna e la Sipic lo dovrebbe montare. Poi vengono le tre parti, i tre quesiti, le tre domande più delicate. Che sono? La prima è quella che tutti abbiamo detto, che quando i cavi di Terna, cioè ci collegheremo con la rete di trasmissione nazionale, quindi elettricamente faremo parte anche noi dell'Italia, praticamente la centrale si dovrà spegnere e dovrà rimanere di riserva a freddo. Questa riserva a freddo la deve pagare Terna, perché siccome non è pronto con il secondo cavo, tra un attimo spiegherò anche la faccenda del secondo cavo, praticamente questa riserva la deve pagare. Questa trattativa non è ancora iniziata, non si sa quando costerà questa riserva, ma ce lo faranno sapere. Terna non ha firmato ancora nessuna convenzione con la Sipic,
per il fatto che entra nella proprietà della Sittici, che sappiamo che la centrale, tutta la zona, insomma, guardando la Sittici, è di proprietà della Sittici. La rete di distribuzione è di proprietà della Sittici ed è anche autorizzata, addirittura per 30 anni dal 2001, però ovviamente questa autorizzazione per la distribuzione di validità 30 anni dal 2001 conteneva delle prescrizioni, cioè si dovevano togliere tutte le linee aeree, cosa c'è, cosa non è stato fatto. Ma questo poi si può fare in secondo, cerchiamo di risolvere il problema dell'emergenza, innanzitutto della sicurezza, della salute, dell'incolumità dei lavoratori che lavorano nella città e anche ovviamente dell'economia dell'isola, perché senza corrente è ovvio che Capri non può andare avanti. Mentre invece, apre e chiudo una parentesi, per quanto riguarda il secondo capo, Terna a fine anno concluderà la gara con le imprese, le ditte che dovranno realizzare il capo. Il primo l'ha realizzato la Prisnia, che è una nostra veramente grande impresa che sta qui, addirittura al Torredice, qua in Campania. Quando me lo disse abbiamo molti rimasti veramente pensando, scherzando, più andiamo in giro, però il capo. Questa è la prima ditta a livello mondiale che realizza questi casi. Quindi si farà la gara, se chi vincerà non è interesse, comunque se vincerà la Prisnia, si realizzerà il caso, si costruirà e poi ho annunciato che si è realizzato in tre giorni, è stata posata dalla nave sotto cavi. Praticamente questo cavo sarà posato molto probabilmente a metà anno, penso a maggio-giugno dell'anno prossimo, i tempi tecnici, eccetera. C'è un problema su questo perché Terna ha un suo problema, deve potenziare tutta la linea di sorrente, piano di sorrente, media, eccetera, e questa potenza per portare il secondo cavo a Capri, che noi dobbiamo essere alimentati da due punti diversi della terraferma, e quindi in modo che in qualsiasi caso succeda qualcosa, cioè si deve solo spegnere tutto l'Italia, come successe 15 anni fa. A quel punto insomma rimaniamo al buio anche noi come il resto degli italiani. Allora praticamente l'unica cosa interna deve potenziare questa linea di sorrento e deve andare a prendere a partire da Scafati e qui ci vorrà un po' di tempo, ma non lo sappiamo, speriamo quanto prima, però sappiamo che quando stiamo a fare linee eccetera ci sono sempre resistenze, eccetera. Allora a noi interessa in questa prima fase, anche se la seconda è finanziata, è autorizzata, deve essere solo realizzata nei passaggi che ho detto io. Quindi anche questa teoria non verrà più, non si farà più. L'altra favola, che poi noi da qua dobbiamo mandare la corrente a sorrente, insomma, tutto un casino. I due capi possono essere messi in parallelo, però uno è titolare e l'altro è riserva. Però, siccome adesso abbiamo un solo capo, la riserva, fino a che non arriva il secondo, lo dovrà fare la centrale. Dopo che ovviamente sarà messa a posto, insomma, eccetera, perché poi se spegniamo i motori, attacchiamo il capo e capiterà, è difficile che questo possa capitare, però può capitare, era dal primo momento ha detto che poi pagava questa riserva a freddo. Quindi praticamente la riserva la dovrà fare la centrale ancora. Ovviamente la riserva si intende a freddo, quindi spenta, Terna pagherà quando si metteranno d'accordo, ci auguriamo che questo avvenga presto, perché se non si concludono bene queste tre fasi, la centrale non si può spendere. Quindi Terna deve firmare ancora la convenzione con la Sittici, perché comincia a entrare in una proprietà privata. C'è una cabina, proprietà della Sittici, e quindi sono accordi che si devono fare. Ci auguriamo che si fanno quanto prima. Seconda fase, questa riserva a freddo ovviamente dovrà costare, perché ci vorranno sempre toccherare, poi non ho detto, ma è inutile dire che non ci saranno problemi di posti di lavoro, eccetera, perché poi quando si deciderà anche la distribuzione, quindi già in questa prima fase la riserva a freddo, gli operai dovranno rimanere, perché comunque dovranno fare manutenzione ai motori, metterli in moto a vuoto ogni tanto, eccetera. Per cui deve stare pronto, perché se è un gruppo elettronico una riserva deve pure essere pronto. Quindi questa è la seconda cosa, quindi il prezzo di questa riserva freddo non c'è, almeno io non la so, se gli amministratori qualcuno lo sa,
lo fanno sapere, quindi siamo tutti contenti. E quindi adesso bisogna invertire queste tre cose che io sto dicendo. La prima, l'ho detto. La seconda è l'allaccio sulla rete di distribuzione di proprietà semplice. Peraltro, l'ho detto, anche autorizzato, perché questa è l'unica autorizzazione che c'è alla semplice. L'autorizzazione di produzione, la semplice al momento non ne ha, perché ha una vecchia autorizzazione del 56, quando c'erano 6 motori, poi non aveva nessuna autorizzazione di uguale costo, e questo è stato il motivo principale del sequestro. È stato sequestrato tutto per tutti in Milano. Poi c'è sempre qualcuno che ha detto che è qui anche io, ho fatto la denuncia penale, hanno fatto i giudici con i tempi, sono andato avanti. Dopo questo sequestro è stato anche rigettato il dissequestro. Un altro motivo importante del sequestro è stato, diciamo, segnalato nel sequestro, è stata la promiscuità dell'acqua del raffreddamento dei motori che scende insieme alla nostra acqua bianca, per capirci, scende dalla provincia Marina Canta attraverso la città e va dove sta l'angolo dove parte la laser, la società laser. E quindi praticamente la SIC avrebbe dovuto anche separare questa acqua bianca nostra dalla loro acqua di raffreddamento, che ovviamente passa dai motori. Se vi ricordate, fu quel periodo, c'era tutto quel gasolio nel porto, e quindi si disse, no, quelli comuni che erano aperti, si sono detti di tutto e di più, ma ovviamente dall'acqua bianca non c'erano state piogge, e l'acqua che passa per i motori, insomma, era ovvio che infatti venne di magistrati. Il magistrato all'epoca c'era ancora il dottor De Chiara, che andò anche in generale, insomma, ma quindi praticamente. Secondo problema adesso è l'allaccio, secondo l'allaccio, prima quantificazione di questa riserva a freddo, quando costa? Non lo sappiamo ancora, la SIPPICE, anche se materialmente, ripeto, all'infinito, terna, fino a stasera, non è entrato nessun lavoratore di terra, non c'è nessuna occupazione, c'è solo un accordo, e presente questo accordo pochi giorni fa, è stato cambiato già 10 volte dall'anno scorso. Quindi si pensava di andare a sinistra, tutto pronto per sinistra, perdere il progetto, c'era una papà, andata a destra, adesso si è trovata l'ultima soluzione, e alla fine è andata una soluzione di una cabina sequestrata dal comune, siamo impegnati, l'abbiamo fatto di sequestrare e quindi terzo dovrebbe entrare in questa cabina. Il terzo, quindi questo qua della distribuzione, dobbiamo sapere, se ovviamente la distribuzione, tutti i partner che stanno in queste condizioni, è della l'autorizzazione, quindi dobbiamo sapere, quando vuole, è ovvio che credo non ci siano dubbi, e dopo apre più un'altra parentesi, un altro incontro che abbiamo dato a lei con il sindaco di Capri, l'assessore De Simone, salvo che non arriva un'altra, diciamo, indicazione, cioè, la dovrebbe fare ovviamente la Sipici, perché dovrebbe dare la legge, perché non avvenga qualche altra cosa, perché il Ministero all'epoca, a dicembre 2016, è stato un poco dopo le elezioni, andammo a Roma, andammo già a spingere, preoccupandoci della distribuzione. La dottoressa Romano ci disse, io giustamente noi lo approvammo, dice noi, io voglio procedere a fare un accordo, non voglio arrivare, diciamo, a una guerra, insomma, anche per non perdere tempo, giustamente, praticamente, visto che adesso stiamo facendo un accordo, la SIP ci aveva nominato un avvocato che doveva seguire questo, sono 2 anni, dice questo accordo non si fa, e poi la Roma a me, dovresti sempre dire che c'è, esiste un strumento di legge, e qualora non si fa un accordo, è vero che la SIP è proprietà, così siccome si porta il servizio pubblico, c'è uno strumento di legge di requisizione di tutto, e poi dopo si fa l'accordo per il pagamento di quanto dovuto a prezzo. Quindi tutto questo. Ripeto, adesso può sembrare che io voglio fare il catastrofista, voglio dire che vi ho detto in premessa che io vorrei che a mezzanotte si finisse. Allora, sono preoccupato perché tutti questi passaggi si devono fare con la semplice. Siccome il ministero mi pare che al momento la trattativa non si è conclusa,
mi pare che non hanno intenzione di procedere, diciamo, a questo strumento di legge. Io ho l'impressione che ci sia qualche freno a mano tirato politico e è necessario rimuovere questo freno o spostare l'auto, insomma, trovare una soluzione. E questo è il secondo punto. Il terzo punto dovrebbe essere quello che poi è un altro interesse di tutti quanti noi, dovrebbe essere quello lì della bollettazione. Cioè, è vero che pagheremo di meno, come ci dissero, qui si sanno, l'amministratore delegato, ci sono tutti, chi ha la casa andata, so che comunque a parità di consumo, mi dico, non lo so, si paga di più. Noi collegandoci a questa rete di trasmissione nazionale, ma quando questa sarà necessaria, io la prossima settimana avrò altri incontri a Roma, perché penso di aver lasciato un buon ricordo, quindi trovo ancora la porta aperta anche essendo un semplice cittadino. Praticamente andrò a chiedere anche all'autorità dell'energia il caso di tutto questo facendo e poi informeremo, anche se non attraverso un'assemblea, perché non voglio poi disturbare, l'importante è che tutti i cittadini sappiano bene precisamente questo percorso e il finale di questa faccenda, di questa problematica, che si concluda il più presto possibile. E quindi dice la bollettazione, il mercato elettrico che deve uscire. Detto parole povere, pagheremo di meno, io al momento non so rispondere, quindi mi informerò, tutti ci hanno detto che dovremmo pagare di meno, però non lo so, per cui aspettiamo queste, diciamo, queste risposte, conosciamo i personaggi, o i personaggi, i proprietari, ha visto pure che loro fanno il loro gioco, sapete bene che la posta in gioco è alta, gli interessi sono altissimi, perché la Sindici, ovviamente essendo autoproduttrice, come tutte le altre società private che stanno nelle varie isole minori, riceve un bonus in quanto autoproduttrice dalla cassa conguaglio e alle risorse all'epoca che avendo centesimo titolare, siccome la Sindici produce 70 milioni di euro, sono 14 milioni di euro oltre le nostre bollette. Per cui credo che tanto facilmente non ci darà le chiavi e non si concluderà questa cosa. Ovviamente mi auguro che si concluda quando prima e quindi potrei dare ancora qualche altra spiegazione, ma è solo, diciamo, di carattere tecnico, perché tutto quello che doveva fare Terna fatto, spiegato nel secondo caso, non c'è nessun problema, almeno io ho chiesto, però se in sala c'è qualcuno che vuole avere ancora altre spiegazioni per quanto riguarda l'inquinamento elettromagnetico, insomma varie cose, loro stanno a disposizione, se qualcuno vuole fare un quesito, me lo lascio, non mi metto, eccetera, io la giro ai tecnici, perché dovrebbe essere tutto regolato, tutto autorizzato, tutto nella legge, e quindi adesso bisogna realizzare questa, diciamo, parte finale che a me preoccupa. Perché? Perché io ritengo, e sicuramente ci saranno persone qua presenti che o hanno sentito dire o hanno parenti nella centrale, eccetera, la situazione, come ho detto, è gravissima, non si sa se si riesce a fare un'altra strada. C'è un altro particolare importante che ce l'ho qua. C'è una lettera dei commissari, che prima erano due, adesso è stata aggiunta un'altra donna, un altro tecnico, sono tre, hanno fatto una lettera l'8 settembre, diciamo, di una gravità inaudita, e hanno fatto la fotografia della situazione. E hanno detto, guardate, e loro non vorrebbero che poi rimanessero con cerini in mano, toccherebbe il tracco in mano a loro. Per cui hanno detto questa è la nostra. Ovviamente tutti i vari organi competenti, quindi anche i comuni, a questo c'è stata una risposta del Ministero, del Ministero competente, che chiaramente lo vede il Ministero del Gruppo Economico, che è quello che nel Ministero dell'Ambiente controlla ovviamente solo la parte, diciamo, ambientale, l'inquinamento, cioè ha dato i suoi pareri, diciamo che adesso
non sta entrando, diciamo, in campo. Quindi praticamente loro hanno detto che anche ovviamente bisogna sistemare la centrale, perché se deve andare avanti ancora, in questa lettera della Roma si parla ancora di sito essenziale, sono parole un poco che vanno chiarite. E noi abbiamo detto, va benissimo, la riserva ci vuole, non possiamo venire a luce, ci divertiremo il più possibile, questo mi impegnerò io, per fare in modo che con quei giocattoli che non si dà la corda, non cambiamo. E quando si vede i giocattoli, il bambino piange. Allora bisogna dare un altro po' di corda. E allora praticamente, e questo che mi impegnerò, infatti, quel poco che posso fare, ovviamente andiamo avanti. Allora io concludo, diciamo, come già ha detto il nostro segretario, Graziano Simeone, il dottor Simeone, io adesso chiedo, ovviamente poi se l'assemblea è d'accordo, di dare un termine all'amministrazione, a che se ritengo vanno a chiedere queste tre spiegazioni, queste domande, queste non domande risposte, documenti scritti, cioè convenzioni, quelle che tutte le cose che ho detto, quando si deve pagare, che deve succedere la distribuzione, perché se è detto detto il sindaco che a marzo si spegne la città, si devono realizzare tutte queste situazioni. Fino a stasera non è entrata ancora la città. Allora, speriamo che lo farà nel più breve possibile, però almeno che loro danno i lavori a questa parte provocante di questi accordi. Conoscendo gli elementi, terra, se è dato disponibile a pagare le riserve a prezzo, la cifra non c'è ancora, sappiamo che uscirà 5-10 milioni. Per cui è buono, secondo me, che si vada a provocare questa risposta. Se devo avere questa cosa, o devo dormire a casa tua, o mi devo usare la tua macchina, mi devi dire quanto costerebbe il funzionamento. Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, un poco. Quindi io chiederò di assegnare all'assemblea, mi permetterò di chiedere di assegnare un testo. Che poi non è che riguarda, ovviamente riguarda anche le amministrazioni, riguarda tutti quanti noi, riguarda le forze economiche, eccetera, non lo sappiamo. Poi, siccome dobbiamo farlo subito, perché gli eventuali passaggi, tipo l'ultimo fatto tecnico, sapete, comunque ho lavorato 36 anni, diciamo, alla sindaci, quindi lo so bene, perché c'è una parte di Capri, Capri già è stata trasformata, portata a 6.000 posti, e poi viene trasformata. Capri, non tutta Capri, è già a 6.000, cioè una parte, metà, questo non so, come un'altra metà deve essere trasformata a 6.000, ma si tratterà di cambiare i trasformatori, come sono sempre cose che si dovranno fare in questo breve tempo, se effettivamente si deve concludere tutto a marzo, perché la primavera viene il 21 marzo, però ovviamente noi di primavera ne abbiamo viste tante, insomma, tutte per quelle che sta adesso, diciamo, al comune, e quindi ovviamente almeno secondo me, per me è stato già, secondo me, non voglio essere organizzato, è stata già la primavera delusione, proprio per quando mi rimane, però adesso aspettiamo, così come si parla sempre di primavera, allora la cosa ci preoccupa. Mi auguro che la gente non si realizzi, che noi abbiamo queste risposte, stavo dicendo perché gli eventuali passaggi, poi degli allacci sulla rete di trasmissione, cioè sulla rete di distribuzione di Capri, si dovranno fare ovviamente in mezzo. Non è che ci possiamo sognare di farle dopo il 21, cioè prima di Pasqua, se poi ci verrà detto, ma adesso non ce la facciamo, cominciamo a ottobre. Iniziamo, finirà pure, quindi per me voglio dire bene, non vuole essere un quadro ma da solo, io conosco le distanze, però tecnicamente mi fa piacere, ritiro tutto quello che ho detto, se ci sono documenti pronti eccetera, mi auguro che se non ci sono si impegnano di farceli avere, bene, colazione, per la primavera 21 marzo.
faccenda e ci attacchiamo ovviamente sulla rete, si realizza tutte queste cose. Però lì, è vero, poi le cose non si fanno in tanti anni, si possono fare in regione, pure è vero pure che siamo in Italia e abbiamo visto tante cattedrali nel deserto, che tale finita per strada, finita con la base inaugurata e non si apre. Tanto più che non è un lavoro pubblico che va avanti per sé. Dobbiamo entrare dal privato, sia nella città e sia sulla distribuzione. Per cui, concludo, ovviamente, se voglio intervenire, piacere, io ripeto che dopo chiederò, se non ci verranno date queste risposte, ovviamente, semplicemente scritto, raccolto, una convenzione, qualcosa che ci consente di stare tranquilli, e vogliamo stare tutti tranquilli, sicuramente vogliamo stare tutti quanti noi che siamo qui. E qui io, dopo che ci saranno altri chiarimenti da dare, questa è la situazione, questa è la, diciamo, la trasparenza e questa è la verità. La verità può andare lì solo se si danno documenti e prove contrarie a quelle che io sto dicendo. Grazie per il momento, poi mi ripeto di questo. In apertura ha parlato di sogno. Io penso che ormai questo sogno sia già avvenuto e lo vediamo, e la vediamo. È un sogno, è un risvolto epocale. Penso che stiamo assistendo alla realizzazione di un'opera che effettivamente avrà un'importanza forse effettivamente secolare che negli ultimi secoli Cagli non ha mai visto. Noi degli aggiornamenti li abbiamo perché ci siamo preoccupati anche sulla base di alcune corrispondenze avute con il Ministero direttamente, con Terra direttamente, eccetera. Ci siamo attivati per poter avere dei chiarimenti, degli aggiornamenti su quello che è il programma generale. Il programma generale un pochettino è quello che, a cui faceva cenno Cito. La situazione della centrale è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo preso atto proprio di quella lettera che gli stessi commissari straordinari della Sipici, che sappiamo sono stati nominati perché all'interno della società sappiamo purtroppo chi ci stava e per cui è stata commissariata, e questo lo dobbiamo anche ricordare perché è vero, noi oggi abbiamo a che fare con il privato, ma è un privato che oggi è rappresentato dallo Stato, perché è un privato che oggi ha come suoi rappresentanti tre funzionari dello Stato. Quindi è vero che la difficoltà operativa di contatto, di colloquio, di conversazione sarà difficile perché i problemi ci sono ed è inutile nascondere. Però noi forse oggi partiamo da un piccolo punto di partenza più favorevole perché sappiamo che la SIPIC oggi è rappresentata dallo Stato. E di questo non ci dobbiamo dimenticare, soprattutto lo dobbiamo tenere come arma di forza, come arma di, non di riserva, ma come arma proprio principale per poter combattere oggi, io dico che oggi i nemici della situazione non sono all'interno di questa sala, almeno così speriamo, perché i nemici sono al di fuori di questa sala e i nemici che noi ci teniamo non a combattere, ma con i quali dobbiamo arrivare a un, tra virgolette, un armistizio, perché è la legge della natura che dice quando c'è l'accordo c'è la possibilità di accelerare i tempi, c'è la possibilità di avere un prodotto sicuramente più sicuro. La gravità della centrale è sotto gli occhi di tutti, ce lo sottopongono quotidianamente anche gli stessi operatori e lavoratori della centrale che sono purtroppo costretti ancora a lavorare in condizioni di indecenza e di insicurezza totale. I lavori di Serra stanno andando avanti, i lavori li avete visto tutti quanti, la stazione sta avanzando veramente a stromba tutto. Abbiamo preso atto che l'impresa non si è fermata neanche a Ferragosto.
abbiamo derogato tutto quello che c'era da derogare per poter consentire a Terna di non avere il minimo intoppo. Sono già programmate la fornitura delle apparecchiature, già hanno fatto il programma per portare le apparecchiature sia sulla stazione di Terna di Gasto sia al cancello della Civice. E di questi giorni la notizia è che stanno individuando delle apparecchiature che potranno essere ospitate comodamente all'interno di quel locale a cui accennava Ciro, a destra della centrale se la guardiamo da mare, per cui praticamente anche Terna sta lavorando anche sotto quest'ottica, anche per limare ed eliminare quei problemi a cui faceva cenno Ciro, cioè ma il motore deve essere di 2 metri, di 3 metri, di 3 kW, 5 kW. Terna sta lavorando proprio per superare anche questi piccoli ostacoli per agevolare sia il proprio lavoro sia quello che è l'accordo con la centrale. Con la dottoressa Romano, con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il MISE, siamo ritornati ad avere un rapporto diciamo immediato e diretto proprio per avere anche noi delle ulteriori assicurazioni. Queste assicurazioni ci sono state date e fanno seguito a quelle che avevamo già ricevuto qualche mese fa. Ormai sono diversi anni che si sta intavolando questo rapporto diretto con il Ministero proprio per cercare di capire se ci sono e quali sono gli ostacoli che Sittich inizialmente aveva posto e che adesso sta allentando proprio per la presenza dei commissari straordinari. Sulla distribuzione, e quindi il lavoro di Terna va avanti e ha il sostegno e l'appoggio totale incondizionato del Ministero. Hanno fatto sì che l'estate, con tutte le sue difficoltà, comunque potesse vedere un minimo di sostegno a quella ferraglia che sta giù in centrale. Anche se con un intervento diciamo provvisorio, temporaneo, eccetera, è stata messa in esecuzione un intervento che potesse consentire di superare l'estate. L'estate non è stata superata non per quei motori in più che hanno messo diciamo i nuovi commissari, ma purtroppo per quello che era rimasto e c'era ancora in centrale. La dottoressa Romano, il Ministero ha sovvenzionato e ha supportato questi interventi, ha sovvenzionato la possibilità addirittura di fornire il gasolio, il combustibile alla centrale, perché altrimenti avremmo visto veramente che a Sittich non sarebbe stato venduto neanche il gasolio per poter rimanere aperta per questi mesi. Abbiamo preso contatto con Terna, con il nuovo amministratore delegato, il dottor Delfante, che ci ha garantito e ci ha assicurato che il programma non si fermerà, ci ha fatto un cronoprogramma anche se solo verbale, ma se ce l'ha fatto, cioè praticamente per rispettare quei termini della prossima primavera, non ci hanno dato la data, il 21 marzo, il 30 aprile, eccetera, però siamo andati avanti a sollecitare Terna. La risposta è stata sicuramente affermativa e come dicevo prima, la possiamo toccare con mano quotidianamente se solo ci affacciamo o da Marina Grande o dalla via Giorgio Colombo per vedere qual è il lavoro che stanno andando avanti. Non è inutile che ci soffermiamo su quelle che sono state le difficoltà, l'archeologia, i saggi, il rispetto di alcuni reperti romani che erano stati trovati. Si è superato anche questo. Per i locali della centrale che dovranno essere utilizzati da Terna e da Sittich, diciamo in sinergia per poter consentire l'allacciamento, anche là il Comune ha dato la massima disponibilità, ha superato tutti i tecnici, un'istanza presentata il 12 agosto gli è stata data via libera il 16 agosto, quindi anche in pieno Ferragosto, per questa importanza non ci siamo fermati. Per quanto riguarda la distribuzione abbiamo approfondito l'argomento anche con la dottoressa Romano e ci ha detto che praticamente la distribuzione viene un attimino prima della chiusura del lavoro di Terna perché si dovrà avere la garanzia di poter distribuire adeguatamente. Ma anche l'area non vede problemi per un motivo molto semplice. La distribuzione, come si diceva Ciro, all'inizio si metteranno in campo anche interventi abbastanza duri e contrastanti trovasse ulteriormente ostacolo dalla disponibilità della SIPI, si metteranno in campo forze e la dottoressa Romano ha detto che ci sono altre società che possono comodamente sostituire SIPI, perché c'è l'ENI, c'è la CER, sono tutte queste però sono
sono imprese interessate, quindi comunque non si corre il rischio che un'eventuale gara andasse deserta, e questo già è una perché c'è la convenienza ad entrare nell'argomento, ad entrare anche nella discussione, per cui anche questa fase non dovrebbe preoccuparci, ma questo non significa che bisogna passare la guardia. Dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo stare continuamente con le orecchie tese, dobbiamo stare continuamente a sollecitare anche noi quelle che sono le istituzioni preposte. Sulla riserva abbiamo detto, e ci siamo presi una responsabilità, hanno sgranato gli occhi, perché noi abbiamo detto semplicemente una cosa: noi preferiamo una riserva fredda che mette a rischio di blackout anche qualche ora all'isola, ma preferiamo non vedere un filo di fumo che, con la scusa che lo riserva a caldo, tiepido, eccetera, eccetera, possa uscire fuori dalla centrale. Là siamo stati chiari e quindi abbiamo recepito quello che è un pochettino il messaggio che abbiamo ricevuto da tutta la popolazione, soprattutto dalla popolazione di Marina Grande, perché la riserva a freddo dovrà essere fatta pur nella coscienza e nella conoscenza che ci potrebbe esporre a un blackout di qualche ora. Ma noi abbiamo detto, preferiamo questo tipo di impianto anziché vedere che con la scusa della riserva a caldo possa uscire un filo di fumo anche in attesa del secondo caos che ci dovrà alimentare il promesso. Questo è il programma che, diciamo, Terna e il Ministero si sono imposti e che stanno portando avanti. Torno a dire, noi sul pezzo ci siamo, abbiamo una corrispondenza abbastanza frequente con il Ministero e con Terna, abbiamo coinvolto la Procura della Repubblica, perché non ci dimentichiamo che questo impianto è sotto l'osservazione anche della Procura della Repubblica, perché il procuratore ha espresso interesse ad essere informato e tenuto al corrente di tutto quello che avviene. Quindi ve lo dico che questo sogno, a cui accennava Ciro, è già una realtà, ma è una realtà che dobbiamo ancora toccare fino alla fine con mano, e noi siamo disponibilissimi a chiedere, a sostenere, a essere presenti in tutte le sedi per quello che sarà il futuro della nuova stazione elettrica di Parma. Quindi io, anch'io, non voglio essere catastrofista, ma non voglio essere neanche troppo ottimista. Conosciamo l'Italia come va, conosciamo le cose d'Italia come vanno avanti, però sappiamo anche che di fronte a un intervento dello Stato, e non è neanche un intervento del Comune, della Regione, cioè di un ente ben importante di quello che può essere lo Stato, di fronte a un intervento dello Stato sicuramente lo Stato non si fermerà, perché dovrebbe andare anche a giustificare un intervento di centinaia di milioni di fronte a un fallimento che si dovrebbe fermare di fronte effettivamente a un cavo da posizionare o a un apparecchio da posizionare. Quindi noi siamo a fianco dell'associazione, ringraziamo l'associazione che ci tiene svegli e ci tiene allertati sull'argomento, e siamo i primi ad essere impegnati su questo argomento, perché ci teniamo. Abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione questo impegno e lo stiamo portando avanti con tutta energia. È vero, di primavera ne abbiamo viste tante, però veniamo anche da tanti inverni oscuri. Quindi noi speriamo che la primavera prossima veramente sia un'apertura e possa veramente sorgere un sole che effettivamente ci lascerà soddisfatti in tutto e per tutto. Non ci illudiamo, ma non ci illudiamo che dalla sera alla mattina non è un interruttore da spegnere e da riaccendere, assolutamente. Noi andremo incontro a fasi di sperimentazione, a fasi di prove, eccetera, eccetera. Non ci possiamo illudere che è un interruttore che si spegne e si accende. Però siamo certi che sarà un interruttore forse a reostato, con un termine tecnico, quello eccetera, per cui praticamente la luce piano piano aumenterà, e penso di questo potremmo essere anche soddisfatti a breve. Grazie. Speriamo, vediamo, a partire da qua. Ma c'è questo, dentro che non è realtà, non è più un sogno.
dovrebbero comprare nuovo, anche sistemare, tutta la centrale deve stare pronta, cioè deve stare se deve dare una corrente a tutto lì. Ma questi soldi chi li deve pagare? Adesso non vola sicuro. È tutto un problema anche questo, dovrebbe pagare. Allora, no, bisogna sapere. Vabbè, io voglio concludere. Poi chiederò un poco a voi l'approvazione delle iniziative che io personalmente, come insieme all'associazione, vorrei portare avanti. Devo sentire l'intervento del sindaco a parlare principalmente del fatto tecnico. Io insisto, purtroppo abbiamo il problema, lo scoglio, l'ostacolo che è la e che adesso il proprietario o i proprietari. Però siccome io adesso specifico meglio la domanda, siccome che una mezza fortuna abbiamo, perché oltre al sequestro, al mancato di sequestro, c'è stata anche, come tutti sapete, l'interdittiva antimafia, cioè è stata commissariata per motivi di mafia, l'ANAC, l'associazione di Cantone, e quindi c'è anche questa. Allora, mi domando che cosa ci dovrebbe fare più la sindaca. Aspettiamo ancora. Allora, siccome il sindaco ha parlato principalmente di te, ovviamente i lavori sono sotto gli occhi di tutti, vediamoci. Allora io insisto e sono più preciso nella domanda, quindi due per calendarizzare un poco quelle che io propongo di fare, ovviamente per arrivare al risultato che ha detto il sindaco, la conversate, la certezza, c'è, tra il 31 marzo, insomma c'è, io ho detto lui qual è la difficoltà che poi non si può fare più, allora io propongo di chiedere alle due amministrazioni, avrei chiuso una parentesi, perché la fortuna nostra è che abbiamo un commissario, tre commissari, un uomo e due donne, che poi per quanto riguarda il commissario, sarebbe il dottor De Mosca, c'è una notizia che non so se sarà vera, mi pare che abbia lasciato l'autorità per le leggi. Non è più, forse, non lo so, quindi smentisco, mi informerò, perché se è così, perché fino adesso tutto quello che ha detto e scritto il commissario sembrava che l'avesse scritto in proprietà, che pure lui deve liberare. Però siccome abbiamo questa mezza fortuna, allora io chiedo alle amministrazioni, visto che il commissario sostituisce il proprietario, allora se gli chiediamo a lui, diciamo a voi, come lui in precedente lettere, tu lo sai, sempre scritto, vogliamo sapere il futuro della centrale, che si farà, chi pagherà. Allora, se cerchiamo di divertire, caro commissario, insieme alle altre due dottoresse, quando vorreste per la riserva premio? Che cosa deve succedere per la distribuzione? Ci possiamo attaccare, volete essere pagati, lo fate noi, lo facciamo, lo fate voi, non lo so. Per cui io vorrei che insistesse, perché se è vero che dobbiamo realizzare, arrivare a quella data, lo dobbiamo fare, perché questo discorso andava bene quando noi abbiamo cominciato, e è vero che a me era la scuola romana, beh, io già spingevo da 2 o 3 anni fa a distribuzione, invece no, secondo me anche lei ha avuto pressioni fortissime, io la ringrazio ancora oggi, tu mi permisi dire, dottoressa, io cercherò di fare tutto il possibile di farmi migliorare una strada da viva per quello che ci state facendo. Perché le pressioni che ha avuto sono state veramente, vi posso dire che non di sicuro giù a cui si sale quando si ci fu la presentazione. Per dire, devo andare al commissario, Gianluca, vabbè, tutto a posto, siamo entrati. Quando si firma la convenzione con te, quanto costerebbe questa riserva a prezzo? Che cosa deve succedere? Se ci può rispondere subito, io intanto quindi preannuncio che in mancanza di risposta delle amministrazioni, quindi attraverso poi il rapporto con loro, io però i miei tassi ancora per quello che posso riuscire a fare, giusto per avere notizie, perché comunque rappresento oltre agli iscritti dell'associazione, anche penso della parte della popolazione, andrò a chiedere queste spiegazioni anche io, quindi io dico che se entro 15 giorni, cioè prima della che ci sarà la congiuntura, convegno, noi non vogliamo innanzitutto tranquillizzare tutto perché
non dobbiamo fare, non siamo ai termini del 2009, ci fu lo sciopero, insomma, la faccenda, eccetera, cose gravi, che molti hanno pagato pure dei prezzi abbastanza cari. Io organizzerò un CT, qualcosa, giù a Marina Grande, ordineremo con la questura, per chiedere questo, ma giusto per dare, alimentare, diciamo, l'eco mediatico, sia televisivo che giornalistico, e poi voglio cominciare a investire anche le parti politiche, prima di star governo, e poi possibilmente anche qualcuno che sta all'opposizione. Qualcuno, a mio parere, ci dovrà salvare. Quindi io mi auguro che sia, diciamo, orocolato quello che ha detto il sindaco, faccio una battuta giusta per chiudere, ma amichevole, perché quando il sindaco lavorava al comune come capo dell'ufficio tecnico, io ero assessore, vice sindaco, eccetera, io amichevolmente avevo chiamato l'anestesista. Per cui adesso va bene quando stavo all'ufficio tecnico, ma non credo in questa situazione qua. Però noi ci crediamo, quindi aspettiamo il 21, a San Giuseppe, a San Giuseppe. Vediamo, ci mangiamo, che poi sarebbe due giorni prima della primavera, ci mangiamo un po' di zeppo, perché abbiamo parecchio, Giuseppe, quindi non li compriamo nemmeno. Vi ripeto e concludo, non voglio essere catastrofista, non voglio essere pessimista, però voglio essere realista, perché conosco l'interlocutore, ho combattuto per tanti anni, ho ancora tre cause in corso, due le ho vinte, anche perché poi è stato detto di tutto e di più, io voglio denunciare. Voglio pure rassicurare chi si preoccupa che io voglio stare aspettando qualche posto da bene, non devo avere niente. Assolutamente, non è nessun paragone, io sono il più fesso e voglio rimanere così. Però non mi fanno fesso. Allora, praticamente questo è quello che io volevo, quindi chiedo l'approvazione, sarà una manifestazione pacifica. Se avremo queste risposte, il commissario li potrebbe dare subito, se noi vogliamo milioni di ettari, il commissario comanda lui, insomma. Quindi se ci fa sapere, cioè, almeno come presidente, per provocare, perché questo silenzio mi preoccupa, perché comunque è un silenzio che termina con tutti i suoi lavori, tutto deve andare in una proprietà privata, non è entrata ancora, la linea di distribuzione è su, appena si concluderanno tutte queste cose, allora veramente possiamo, io vi posso solo dire che si comincia a mezzanotte, mi dispiace. Mi auguro che mi sbaglio, non ce la darà. Comunque, perché sempre ci saranno i ritardi, per cui quando prima si fa stimolare, perché sennò a Natale c'è tardi. Natale il pollo è cucinato, perché per Pasqua non ce la facciamo, perché abbiamo il problema degli stacchi di corrente, che non sarà facile, la posso assicurare, e non è che si staccano il territorio se non attacco mai, poi dobbiamo attaccare un paese e quindi la Sipic non produrrà più, bisogna capire bene questo no. Capisco che la Romana bravissima e ripete con me, ma farò di tutto per farci testare una strada di cavi da viva, perché veramente ci ha aiutato, ma le pressioni che ha avuto e sta avendo anche adesso, ve lo posso assicurare, le sta avendo, per cui lei c'è, cioè, comunque la politica sopra di lei che gli dà indicazioni, perché lei tutto quello che deve fare lo sa, perché ha lavorato nella fatta eliminazione di cave e miniere, è stata la casa qua, è stata dappertutto. Possiamo dire solo che siamo stati fortunati a trovare questa donna veramente in gamba, che io ancora oggi voglio ringraziare. Per cui io, se adesso chiedo a Graziano dove sta, così facciamo la proposta. E poi voglio solo aggiungere, magari, se dopo avete detto che noi, oltre a questo, c'è quell'altro ordine del giorno che noi avevamo per quanto riguarda delle iscritte all'associazione, io ho deciso anche di affiancarci, di chiedere una consulenza sia tecnica per quanto riguarda la parte tecnica, sia per quanto riguarda bollette, mercato elettrico, eccetera, e sia legale nel caso che abbiamo bisogno di un sostegno. Quindi noi procederemo anche, ovviamente troveremo noi, diciamo, come sistemare la cosa, quindi noi ci affiancheremo, chiederemo anche l'affiancamento di questi esperti, perché poi quando andiamo a alti livelli dobbiamo anche essere preparati e pronti a rispondere. Quindi io propongo all'assemblea di, poi faremo sapere, quindi intanto in questa settimana farò
i miei passaggi, poi di sapere, proprio tutto così. Se riuscirò a avere qualche documento, lo avrò, lo comunicherò, lo farò sapere. Ci arriva, conferma, prima di quello che io ho detto fino adesso, tutte queste situazioni, l'ho detto all'inizio, siamo tutti contenti. Se siete d'accordo di approvare questo mio percorso di mettere in allerta, di far muovere, perché come dicevo non è più il 2009, oggi ci sono fondi, diciamo, nuove situazioni, c'è bisogno di andare a fare lo sciopero, litigare, arrestare a qualcuno, noi non dobbiamo far passare qua a nessuno. E siccome abbiamo ragione, però abbiamo una grande forza, forse siamo pochi, abbiamo pochi voti, però Capri fa rumore, è piccola ma fa molto rumore, per cui noi dobbiamo sfruttare questo. E se non riusciamo, dopo questa iniziativa che vogliamo fare pacifica durante la Confindustria, se non avremo venerdì, risposte, giorno 21, venerdì 20 o 20, non comunicheremo, ma non ci sarà bisogno di... E poi eventualmente organizzeremo qualche altra cosa a Roma, a Palazzo Chigi, ci basterà solo un pullman di persone che verrà con noi e andiamo sempre, chi vuole rimanere la fiamma accesa, fino a qui si spegne la centrale e si spegne pure la fiamma, fino a che non si spegne la centrale io non mi vedo. Grazie, se siete d'accordo. Solo se dovete di presenza, un sindaco quando sta in una sala non è entrata con dopo per la parte che non va fatta. Abbiamo iniziato questo dibattito con una citazione, non ricordo bene, fatto Graziano, noi siamo ignoranti e chiediamo. Io dal dibattito e dalle relazioni fatte sia dall'amico Cive che dal sindaco di Capo, non credo che non ci sia alcuna indicazione di ignoranza. Molto probabilmente chi dovrebbe avere delle controdeduzioni è proprio il comune di Nacardi, che da sempre è stato sprovvisto, diciamo, da questa vicenda. Inizialmente per, dico io una scusa, dal punto di vista territoriale, noi non siamo stati mai invitati a nessun incontro del Ministero, se non abbiamo ricevuto delle controdeduzioni a lettere, addirittura volevo chiarire per prima cosa questo aspetto. Molto probabilmente c'è stato qualche peccato originale o qualche preoccupazione nell'ambito della mia persona, perché forse inquadrandomi come dipendente di una società poteva qualcuno pensare che potessi navigare al contrario rispetto agli interessi. Io sono il sindaco del comune di Anacapri, non sono il dipendente Sipic, nell'ambito dei compiti istituzionali ho sempre dato dimostrazioni di poter tutelare gli interessi della popolazione, e laddove ci viene chiesto come comune di Anacapri di affiancarci a qualsiasi tipo di azione del comune di Anacapri, oggi dice, chiediamo alle due amministrazioni, questa è la prima volta che qualcuno ci chiede qualche cosa. Siamo stati informati di spiegherlo molto probabilmente per questo peccato originale. Io immediatamente, per togliere qualsiasi dubbio interpretativo di questa vicenda, nel 2009 ho nominato l'assessore Massimo Coppola, che degnamente ha portato avanti per quello che siamo riusciti a conoscere e a sapere rispetto alla problematica, e chiunque conosce l'integrità di Massimo, chiunque ha visto come si è mosso Massimo, può capire immediatamente qual è stata l'azione del comune di Anacapri che ha portato avanti, senza se e senza ma. Venendo invece, e questo ci aveva solo una premessa per dire che molto probabilmente è stata espromessa una parte che forse potrebbe essere insignificante, ma noi siamo una popolazione che sicuramente riusciamo a dire la nostra, e lo abbiamo dimostrato in tanti anni, forse anche con una grande forza, diciamo, politica, perché poi in questo clima io intravedo situazioni politiche che a me non piacciono, perché in definitiva non è possibile fare fronti alterni. Noi dovremo fare un fronte unico, per cui queste battute dalla parte, dall'altra, le primavere, l'estate, noi lavoriamo tutti i giorni, per cui
determinate battute mi danno un senso che si sta avvicinando invece un clima politico in questo paese, per cui non ci facciamo illusioni. Io non ci credo che questo sogno sta diventando immediatamente realtà, perché ci sono problematiche veramente cocenti che non possono essere risolte per Natale, vediamo il panettone, vediamo la colomba. Io personalmente, per quello che ho appreso, per quello che conosco, diciamo, in chiave quasi del tutto personale, non credo che siamo arrivati al traguardo finale. Io ricordo questo incontro, mi sembra nel 2009, nella sala giù al palazzetto dello sport, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, e già allora si diceva 3 mesi si può il cavo, 4 mesi si distrugge la centrale, siamo ancora al 2016 e situazioni del genere io non ne vedo all'orizzonte. E oggi guardate che ci abbiamo un favore, quello che diceva il sindaco di Capri. La società, per quanto attiene la centrale, per cui argomenti amministrativi, diamoci lo spunto di argomento amministrativo, i commissari sono stati nominati non per l'intera società, ma solo ed esclusivamente per traghettare terna nella centrale, per cui argomenti di distribuzione, io perlomeno ho avuto sentore, abbiamo avuto incontri per problematiche della distribuzione ad Anagabri, che là territorialmente sicuramente ci competeva, il commissario ci ha risposto picche perché non aveva nessuna situazione che poteva gestire, ma se non quella di concordare nell'ambito della distribuzione. Domande al di fuori della centrale, penso che oltre che non siano corrette o pertinenti, non siano amministrativamente supportabili, per cui se noi ci aspettiamo discorsi per la centrale potremmo anche dare delle scadenze, se ci aspettiamo discorsi nell'ambito di 360 gradi di tutta la problematica, queste risposte non le riusciremo ad avere, mentre invece è necessario sapere il tutto. In merito ha una situazione, e mo sono sicuro di ricevere fischie e pernacche, di quanto riguarda la centrale a freddo. Io penso che questo territorio non si possa permettere, a meno che non ci sia un aspetto populistico e politico della loro faccenda, neanche un'ora nell'ambito dell'estate di un blackout. Io veramente non riesco ad immaginare che noi possiamo mai affermare che nell'ambito di un svolto economico di quest'isola e come sta andando adesso, potremmo mai affermare che noi potremmo mai sacrificare di un'ora o due ore, perché un'interruzione dalla terraferma è possibile, ma laddove è possibile potrebbe anche esserci più ore per il ripristino, perché non stiamo parlando di un semplice interruttore quando parliamo di queste potenze, di queste cose. Però io ritengo che questo sia un dibattito esclusivamente pubblico, che questa responsabilità va assunta dall'intera popolazione, va assunta principalmente dalle forze economiche, laddove si possano affermare queste situazioni. Io ho il dubbio che né per Natale né per Pasqua di quest'anno riusciremo ad ottenere un risultato definitivo. Ho appreso, diciamo, da questa assemblea, dalle poche nozioni che sono riuscito ad avere, questa è una mia personale idea, per cui le illusioni non fanno parte della mia politica, per cui ritengo che l'associazione, ben bene, le amministrazioni, Primavera è stato, lasciamole, diciamo veramente, perché in questa cosa dovremmo essere tutti uniti, dovremmo camminare uniti senza divisioni di parte. Non è possibile, io chiederò, tu chiederai, è l'isola che deve chiedere,
c'è stata fatta una richiesta di far partecipare anche l'amministrazione di Anacapri. Noi siamo ben felici, ben pronti e siamo ben capaci di dare una mano, perché stiamo dando una mano all'isola di Capri e a tutti i cittadini. Grazie. Altri interventi, ovviamente il problema è uno, quindi io non replico quello che almeno nell'ultima parte l'abbiamo capito tutto, quello che ha detto il sindaco di Anacapri. Posso solo dire che all'inizio noi abbiamo iniziato questa faccenda da solo perché da tempo che vedo la comunicazione, quando noi abbiamo fatto le delibere, Anacapri all'epoca chiedeva di sapere sempre che ti aveva detto di entrare in Milano, noi siamo andati avanti perché la faccenda non era casa, però è anche giusto, sicuramente poi non è stato coinvolto, cioè, io effettivamente sono andato avanti perché la problematica diventava questa, però mi fa piacere che la parte finale dell'intervento del sindaco ci ha detto che ho ragione io, che la situazione non è facile, non è bella e quindi a maggior ragione ci dobbiamo preparare. Cioè, purtroppo almeno una parte, penso di meno di tutta la popolazione, peggio ancora di Anacapri, che quest'estate hanno avuto i motori sotto al letto, quindi non è che stiamo, che i motori adesso ormai si mettono fuori dalla città, vedendo, però io ritengo che si deve invertire il più possibile, perché io ritengo, insisto, comunque, che noi con la nostra forza, con le nostre proteste, dobbiamo togliere questo freno a mano che c'è, se riusciamo a togliere la macchina cambiare, se no la ragione si vede ragazzo che anche lui conosce la propria madre, l'ha sentito fare situazioni, non ti dice che faccio, io anche bene, ha distrutto addirittura, cioè adesso ci confermava che lo sapevo pure io, che il commissario non tratta la distribuzione, per cui non sappiamo nemmeno che la dobbiamo trattare, quindi non possiamo chiudere la centrale se non si risolverà il problema della distribuzione. Comunque io ho fatto la mia proposta, credo che venga approvata e quindi chiedo di essere che venga messa a votazione, noi faremo questa richiesta alle due amministrazioni, intanto è ovvio che noi vogliamo camminare insieme, noi lo chiediamo alle due amministrazioni, però noi insieme all'amministrazione, se vorranno partecipare, vorranno partecipare, in mancanza di risposte, noi penso che il mio dossier, il nostro insieme con voi, è quello di togliere questo freno a mano. Noi siamo in Italia, la politica la conosciamo, il governo ha dei numeri risicati, per cui anche un partito piccolo potrebbe mettere il freno sempre a sano. Allora io sono convinto di questo, perché una situazione così chiara, così limpida, non si riesce a risolvere. Per cui credo che abbiamo tutto freddo e che si risolve, e quindi credo che un attimo solo, quindi se vuoi intervenire. Ma giusto una piccola, che nel corso della discussione mi è parso di capire che il problema ci sta, quindi non dire che è un problema che riguarda tutti quanti, siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che l'unico nostro obiettivo deve essere quello di far cessare quanto più presto la città. Proprio in base a quello che diceva sia il presidente dell'associazione, perché lui non è che parlava, diceva. Vai al microfono, diceva che. Innanzitutto intervengo in qualità di consigliere comunale, faccio parte dell'opposizione del consiglio comunale, quindi non dell'amministrazione che può prendere decisioni, delibere, eccetera. Quindi se l'associazione fa una richiesta a tutto il consiglio comunale, noi potremmo in qualche modo farci anche noi portatori di queste proposte, che mi sembrano delle proposte legittime e soprattutto serie, in quanto effettivamente sia come stiamo dicendo, sia come ha detto il sindaco, sia come ha detto il presidente dell'associazione, che il sindaco di Anacapri, quel problema effettivamente ci sta e non credo che si risolva a breve. Allora dobbiamo vedere come risolve il problema a breve termine, no? Allora il sindaco lapsus, come chiama, il mio sindaco per tanti anni, ma che e quindi Ciro diceva effettivamente
Noi chiediamo questo, se non succede, noi poi facciamo la cosa con Confindustria, eccetera, eccetera. Allora diciamo, se non succede, però che succede, che cosa? Cioè che si chiede all'amministrazione, a chi si chiede? Si chiede al consiglio comunale. Io mi sento di, a nome del gruppo, di eventualmente proporre un ordine del giorno del consiglio comunale, anzi vi dirò di più, secondo me questo potrebbe essere una di quelle occasioni, qualche volta l'abbiamo fatta anche con stavamo in amministrazione insieme con oggi, questa potrebbe essere un'occasione, siccome si parlava di manifestazione pacifica, allora mi parlava di Gazebo, Giù a Marina Grande, c'era la Confindustria e cose, io butto là ancora un'ulteriore, diciamo, proposta, e questa poi la formalizzeremo se magari tutti gli altri sono d'accordo, di chiedere una convocazione di un consiglio comunale unito con il comune di Anacapri, perché molto spesso quando abbiamo fatto questi consigli comunali insieme, abbiamo fatto anche per le nostre case, ricorderete, forse qualche risultato in più si è avuto. E addirittura se diciamo, la cosa per farla sembrare più importante è l'eco mediatico, come diceva Ciro, cioè, dobbiamo fare questa eco mediatica, facciamo la grossa questa cosa, no? Lui parlava di Palazzo Chigi, eccetera. Allora iniziamo a fare un bel consiglio comunale in piazzetto, come è stato fatto una volta, il giorno di Confindustria. Arrivano questi qua della Confindustria, cioè, camminano per la piazzetta, ma chi sono questi? Una volta eravamo 20 di noi, più 20, 40, chi sono tutti questi consiglieri, chi sono queste persone sedute in piazzetta che stanno facendo un consiglio comunale? Quindi secondo me sortirà un effetto mediatico molto molto più di risonanza rispetto a un semplice gazebo, eccetera. Quindi io mi sento eventualmente di affiancare questa associazione con questa proposta. Grazie. Giovanni. Scusa, io sono a ritardo. Posso parlare? Non ho sentito le proposte della protesta, le proposte che partiranno dalla protesta. Poiché Salvatore parlava di consiglio comunale in piazzetta, come eco mediatico, io ritengo molto più di potenza mediatica fare il consiglio comunale, far nascere un ordine del giorno unitario e poi una delegazione recarsi dal presidente di Confindustria e sicuramente ai rappresentanti delle istituzioni che ci saranno e consegnargli a tutti i partecipanti a Confindustria questo ordine del giorno unitario votato insieme ai componenti dell'associazione o preparato dai componenti dell'associazione votato dal consiglio e consegnato in Confindustria, e lì avrai un eco mediatico molto, molto molto più forte che travalicherà sicuramente al di là della manifestazione di protesta. L'ordine del giorno votato in consiglio, il consiglio comunale lo vota, sicuramente lo voterà, e poi portarlo in delegazione e a Quisisano, dove è la sede ufficiale di Confindustria. Questa era la mia proposta mediatica. Ci vediamo un attimo, va bene, qualsiasi. L'associazione può intanto votare il suo documento di proposta insieme alla protesta. Che ne dice? Sì. Ciro. Al momento non ti ho dato tempo di parlare, tutto grazie. Va bene. Un attimo, se non ci sono più interventi, chiudiamo, cioè, signor Presidente. Sì, allora io vorrei ringraziare anche a nome di quella cittadinanza che fa parte al Cavicino, perché devo dire grazie a te che hai fatto questa associazione che hai sollevato il problema. Tu sai benissimo che con le correnti ascensionali, quindi darò un problema sì pubblico per quanto riguarda gli indicamenti e investito anche da vicino. Ora io credo che sia giunto il momento e l'ora di qualcosa di serio e di concreto alla cittadinanza. E ho sentito parlare di Babbo Natale, di uomini di pace. Io credo che a questo punto allora sia serio pure chiamare in ballo la Befana, perché solo chi crede che la Befana in questo genere con la scopa può credere che il 30, 31, l'1 e 2 succeda qualcosa. Io spero di no, spero che ancora possa ritornare bambino e cavalcare quello. Speriamo. La nostra proposta di associazione è questa. Se verranno un attimo,
No, io sono un dipendente, spesso credo che mi conosce. Lavoro in questa centrale. Innanzitutto voglio tranquillizzare tutti quanti che gli operati la SIFIS non vogliono presentare all'esclusione, anzi, tutt'altro, perché chi lavora in quell'ambiente siamo noi. Soltanto che avremmo voluto spesso il sostegno anche della popolazione, cosa che non c'è. Allora, innanzitutto mi sento di tranquillizzare da quello che ho visto, da quello che si vede, non da quello che si dice, che i lavori in centrale stanno andando avanti per l'allaccio di penna. Sono partiti qualche giorno fa e quindi stanno iniziando per andare a penna. Una cosa che invece non ho sentito da nessuna parte è il discorso personale, occupazione. Allora, c'è da dire una cosa. Se la distribuzione rimane SIFIC, il problema occupazione è minimo o quasi nullo. Il problema occupazione invece sussiste se la distribuzione non dovesse essere più SIFIC. E soprattutto non per gli operai, ma per la parte amministrativa. La SIFIC oggi ha circa 40 dipendenti amministrativi. Un eventuale gestore della distribuzione alternativo sarebbe molto probabilmente un gestore già strutturato a questo livello. Quindi gli amministrativi sono un esubero. Quindi io penso che questa associazione dovrebbe valutare anche questo aspetto e non andare contro SIFIC, no, nel senso che dovrebbe spingere per mantenere gli attuali livelli occupazionali. Non so se mi sono spiegato quello che voglio dire. Poi mi sento di tranquillizzare, quello che noi facciamo in centrale non è dettato da diciamo cose che ci inventiamo oppure da un'idea personale di quello che vogliamo fare, è dettato dalle esigenze che di volta in volta non è assolutamente scusate per favore. Buonasera.